e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted. Siamo a Del Sol Valley. Ebbene, sì, ragazzi, la nuova abitazione della nostra Aurora, piccola, eh? Cioè, proprio molto modesta, devo dire. Premetto che è una casa che non mi piace, cioè, um, per niente, è proprio una di quelle case che io non sceglierei mai. Per chi non la conosce ecco si entra praticamente ve la faccio vedere proprio rapidamente si entra da qui quindi bisogna farsi tutta sta mh, traversata vabbè e qui c'è l'angolo bar qui c'è una cucina sal sala da pranzo qui un salotto qui un bagno ah meno male qui c'è il water perfetto no perché nell'altro bagno non c'era il water quindi questo è il secondo piano il primo piano o, meglio, a questo punto il sotterraneo perché se si entra da qua, non lo sa non saprei, ragazzi. Comunque, qui c'è questa eh, struttura molto modesta, questa sì, scultura. Diciamo così. Qui che dovremmo chiuderla, ma per me non ha molto senso. Comunque, la stanza delle meraviglie: ecco, tutti i tesori, tutte le cose preziose. Qui la camera da letto, qui lei insomma ha già sistemato tutti i suoi, tutte le sue foto-foto. Ecco qua, compresa quella con il suo Daniel. E qui il bagno, vedete la nostra è fiduciosa perché sono le 7 del mattino, lei è sveglia già da un po'. Ed è qui che si concede... Ah, con gli occhiali da sole, non so per quale motivo, in casa con gli occhiali da sole, bella mia, vabbè. Qui c'è un altro bagno, qui un altro bagno, qui praticamente la, la stanza del, della bellezza, del benessere, perché... Um, qui si può fare addirittura il sonno subliminale, richiede l'aggiornamento del trasmettitore subliminale, sì. Stai fresca, tesoro mio, perché io non ce la vedo proprio ad aggiornare, insomma, a perdere tempo con la manualità, qui il nulla cosmico. Dopodiché, se da qui, ragazzi, vedete c'è l'accesso in questa prima piscina e Salendo al piano di sopra, che è soltanto praticamente un mega corridoio inutile, perché è un mega corridoio inutile, c'è l'accesso, qui un piccolo tavolino, c'è l'accesso a un'altra piscina. Non mi piace proprio perché la trovo estremamente dispersiva, cioè ecco, questa sta qua giù, voglio dire, se uno vuole fare una grigliata... Tempo che arriva al tavolino per accomodarsi qui, ragazzi. Nel frattempo si è fatto notte. Insomma, vabbè. Non mi piace come casa. Però ho immaginato, visto. Cioè, mi sembrava giusto collocarla nello scenario che le appartiene di più in questo momento. Perché la nostra, insomma, inizia ad essere non proprio più una precetta, eh, così da due soldi. Ecco, ora fatti. Però. Magari il bagno con la schiuma, tesoro mio. Ora poi ve la mostrerò meglio ora eh, rilassati, togli tutte le impurità tutta, eh? e dopodiché andremo a preparare una colazione dicevo ho immaginato visto che lei ormai ehm, che vuoi servire la colazione beh, che tra l'altro lei non è proprio molto in grado ma estate si sì, fatti una macedonia di frutta anche perché avrete notato che è dimagrita veramente veramente tanto lei ha fatto tantissima attività fisica ragazzi cioè si è voluta proprio rimettere in forma perché Mano a mano, comunque, secondo me che progrediva nella sua carriera, si sa com'è un po' il mondo dello spettacolo, no? Vedete, Alla, al livello 9 di forma fisica, eh, pretendevano da lei un aspetto diverso e Aurora farebbe qualunque cosa pur di emergere. In questa carriera comunque no? pur di diventare l'attrice famosa che lei ha sempre sognato di diventare. Abbiamo fatto passo avanti anche con l'aspirazione. L'unico rammarico, ragazzi, è che lei ha vinto ben due premi. Porca peretta, io dovrei avere le foto. Quindi, se mi ricorderò di prenderle e di inserirle, ragazzi. Mh, bene, se no, vi prego, fidatevi proprio sulla fiducia, per, cioè, andate proprio sulla fiducia, perché, come potete constatare, lei è all'ultimo step. Sì, se non ricordo male, questo è l'ultimo step dell'aspirazione dell attrice magistrale. Io ho voluto andare un po' avanti perché ho pensato che anche lei prima di potersi trasferire qui, ovviamente avesse fatto dei passi avanti e andando appunto avanti con la carriera, ora vi mostro, volevo dirvi questa cosa. Nella mia fantasia più che altro perché questa vabbè, la sua famiglia, ok, dov'è? Fatemi vedere se trovo. A parte Daniel va bene. Ecco qui ha fatto amicizia con Dustin, quindi comunque uno che sta nell'ambiente. Uh, volevo trovare però... E non la trovo mai. Niente ragazzi, non trovo... Com'è possibile che non c'è Judith? Deve esserci Judith, le ha anche fatto l'autografo. Vabbè, io ho immaginato che lei sia diventata molto, molto amica di Judith War. Ecco, Octavia, vedete, ha stretta amicizia anche con Octavia. Insomma, ha iniziato a avere contatti e rapporti con le persone che contano nel settore. Vi giuro che aveva l'amicizia con Judith War, anche perché ho, ho collocato proprio qui, come potete vedere, il suo autografo. Quindi l'ha conosciuta per forza. Però vabbè, al di là di questo, sapete che The Sims fa a dei momenti mistici ho immaginato che Judith War, comunque con cui lei è diventata amica eh, abbastanza insomma magari ecco più che amica con Judith War, magari amica ecco di Octavia di Dustin che sono molto amici con Judith eccetera che quindi le abbia lasciato questa catapecchia capito va bene Tom se vuoi io. tanto ne ho presa una molto più bella ok va bene quindi eh, le ha venduto appunto questa casa e di conseguenza è tutto come Insomma, come Judith l'ha lasciato, lei tra l'altro sì, eh, è... guardate quanto si è dimagrita ragazzi, guardate, aspettate che sta casa io la detesto anche per questo motivo, perché ora con la visuale ci farà impazzire, però guardate veramente, detto che la odio già, quanto si è dimagrita, tanto, eh, io scusate, no, più di così non riesco ad avvicinarmi, e dicevo, lei comunque, mh, sebbene sia una... Celebrità ormai seguiamola ma nel frattempo vi mostro perché togliamo le pareti, ragazzi, è veramente queste case così sono il male. Vedete, lei è un'icona del grande schermo ormai, quindi comunque è famosa. La paga media è di oh e basta, è di 4825 Simoli. Non già mi avete rotto le pere con sta casa, vi giuro. Già non la sopporto più. E, e quindi è una che conta nel settore. Non sa cucinare più di tanto, quel poco che basta, ecco appunto, quel poco che basta per sopravvivere, però dicevo, pur essendo diventata così um, famosa, fino a non molto tempo fa ha continuato a vivere con i suoi genitori, quindi lei è ancora non... non è proprio completamente proiettata, um, non si vede proprio ancora tra i big, cioè è consapevole di esserci, però... Non è ancora del tutto proiettata. Ecco questa casa nuova così le risulta tutto estremamente eccitante. Come potete vedere, è fiduciosa e allegra. Ora togliamo lo stato della fame perché ora mangerà, spero per lei, qualcosa di decente. Poi faremo un raduno del club. Disputa una lotta con i gavettoni. Ma no, dai, non ti ci vedo proprio a fare queste cose. Che c'è? Chiama qualcuno al telefono. Va bene. Chiameremo qualcuno al telefono. E quindi ecco: non ha per esempio la domestica, non ha il maggiordomo, che è il livello 3 di cucina, giustamente. Puoi fermarti un momento? Puoi fermarti, puoi fermarti, puoi. te! Ok, ragazzi. Se riesce mai a fare una cosa, mai eh, hai già mangiato. Mazza occo oh, una forchettata. Finito, vabbè. È a sto punto, mangiala che ti devo dire. Hai finito ormai. Mangiala. Ah. Mo' la metti via. Prendila pure, mangiala, mangiala. Però potresti, ragazzi, veramente, sta casa è l'inferno per me. È veramente l'inferno. Infatti, ho intenzione, sebbene io abbia scarsissime capacità ehm, di costruzione, di cambiarla. E, e mi rivolgo a voi perché. Io... No, ti prego, perché... Vabbè, rimani qui, dai. Giustamente tu dici estate. Va bene, dai. Oh, ora ha senso sto completo al limite, vabbè. E, quindi dicevo, mi rivolgo a voi. Se avete The Sims 4 per la PlayStation 4 e avete voglia di... Siete bravi, insomma, non lo siete, fate come vi pare. E avete voglia di cimentarvi in questa impresa di costruire una casa per la nostra Aurora se volete... Uh, cimentatevi altrimenti abbiamo altre due opzioni o ci pensa la sottoscritta ma <ride> ragazzi vi dico proprio chiaramente che insomma già tanto se sono riuscita a realizzare casa della nostra elaria è stato veramente un puro miracolo guardate veramente quanto si è dimagrita ragazzi cioè c'è data veramente molto molto da fare e ho voluto appunto aspettare per mostrarvela proprio perché volevo anche farvi vedere questo cambiamento eh, oppure aspetterò che la nostra accumuli un altro po' di Simoleon e le comprerò una, una casa scaricata dalla galleria, non ci sono problemi. Allora, sono le 10 del mattino quasi, quindi direi che potresti fare così. Chiacchiera con e ovviamente la persona che lei andrà a contattare, Sofia Bella, mamma mia, come ti sei conciata? Perché? Vabbè, chiamerà Octavia prima di tutto per ringraziarla. E Dustin poi. Guarda, ho appena fatto colazione nella mia nuova splendida casa. Perché immagino si sia trasferita tipo da, da pochissimo, ragazzi, oggettivamente. Poi chiamiamo anche Dustin per ringraziarlo comunque. Sempre se lo troviamo. Perché conosce veramente un sacco di gente, ragazzi. Conosce veramente. Una marea di gente e. E e, non dico altro, ma avete capito. E... Dov'è Dustin? Dustin Brooke. Eccolo qua, l'ultimo proprio della lista è strepitosa. Sì, guarda, il panorama è meraviglioso. Cioè, non riesci nemmeno a portare all'orecchio il telefono per con questo cappello, vedo, ok. Sì, fantastico. Sì, sì, certo, ho fatto il trattamento di bellezza ai fanghi come mi avevi consigliato tu. Strepitosi. Mi sento rinata, tesoro. Insomma, lei secondo me si atteggia con le celebrità, però poi in realtà è. Um... È rimasta stranamente molto umile ancora perché, ecco, non ha avuto il primo pensiero di prendersi la domestica. Arriverà, ragazzi, eh, perché cioè, andando, secondo me dobbiamo soltanto aspettare che raggiunga proprio questo step. Anzi, ora vi mostro, mentre la nostra è al telefono, voglio mostrarvi l'aspirazione, quindi i progressi che abbiamo fatto. Uh, no, sì, attrice magistrale, appunto. Allora, noi siamo partiti come aspirante attrice, quindi conseguire il livello 3 di recitazione, esercitarsi nella recitazione per due ore. Siamo passati da attrice intermedia, quindi diventare un sim adulto, e la lo è diventata perché è una giovane adulta, intraprendere la carriera di recitazione, lo abbiamo fatto, guadagnare l'oro recitando in uno spot pubblicitario ed, es ed esibirsi per strada. Io, sta cosa, ragazzi, sinceramente, che si è esibita per strada, vi dico la verità, nemmeno me la ricordo, però va bene. Siamo poi arrivati al livello di attrice esperta. Quindi, conseguire il livello 7 di recitazione, ricevere un premio che, come potete vedere, ha ricevuto. Mi dispiace che, quando lo ha ricevuto, era ancora a casa con i genitori, quindi io non me lo ritrovo né nell'unità. Familiare nell'inventario dell'unità familiare di Ilaria e nel, nella sua, quindi non so che cappio di fine abbiano fatto questi due premi, ma va bene. E infine, ora siamo approdati all'ultimo step, attrice magistrale. Quindi conseguire il livello 10 di recitazione che abbiamo fatto, collocare una piastrella per celebrità nel boulevard delle celebrità e guadagnare l'oro recitando in un film. Quindi lei sta eh, aspettando l'incarico giusto, diciamo, simologia, va bene, sì. Tra l'altro, guardate qua. Lei è egocentrica, è snob ed è estroversa, ma è anche una tipetta allettante, una narratrice ottima, ha l'istruzione superiore, mania ginnica, buone maniere, socievole, bebè superlativo, responsabile, benvenuto perenne sguardo acuto. Ne ha parecchi di tratti, devo dire, la nostra Aurora. E siamo messi qui. Uh, abbiamo un punto di fama. Siamo qui. Vi dico la verità, era arrivata alla terza stella. Il mio obiettivo ovviamente è farla arrivare fin qua giù. Ci sarà da lavorare. Uh, no, però non possiamo darle un punto. Ah, palato raffinato. Ma vabbè, quindi sarà un disastro, ragazzi. E poi abbiamo sbloccato questo. Creare una rete di contatti. Agenzia di pubbliche relazioni. E mi sembra anche questo visibile. O oh, no? No, no, non l'abbiamo sbloccato. Abbiamo sbloccato questi due step. Lei sicuramente sarà un'attrice come posso dire comunque buona cioè nel senso non sarà una di quelle maligne insomma non, è, non sarà cattiva perché poi aurora fondamentalmente è molto snob ma non è cattiva e ripeto non è ancora secondo me entrata nel mood giusto al 100% e ci arriverà forse quando collocherà la sua piastrellina, ragazzi, chi può dirlo? Non si sa. Fatto sta che, comunque adesso sta prima contattando chi comunque deve ringraziare, perché l'ha appunto, Ecco l'ha aiutata a trovare questa sistemazione strepitosa. Dopodiché, inviterà qui il suo club. Quindi avvieremo un bel raduno del club. Intanto, vediamo un po'. Perché secondo me ora. Ecco, arriva appunto il. Chi siete? Dei fan? Sì, qua l'aria tra l'altro, ragazzi, è veramente irrespirabile proprio. Elena Marchetti, Ritu Basu. No, non ce ne frega niente allora. Ora, vabbè, che non è ancora entrata nella mentalità della superstar, però, addirittura scendere giù e parlare con il popolo non è proprio da lei. Quindi sì, diciamo che è ancora quella che non ha, non ha preteso il maggiordomo, non ha preteso il giardiniere, anche perché di giardiniere qua non ci fai una mazza, perché è tutto più... è proprio brutto sto so lotto, ragazzi, non mi piace per niente, mamma mia. Però va bene. E, e quindi sì, invitiamo le sue amiche, perché ovviamente eh, i suoi passi avanti, i suoi progressi vuole condividerli con le sue amiche quindi anche la famiglia eh, sarebbe da, da invitare visto che tra l'altro vabbè però è un sabato è un sabato facciamo tra l'altro vi dico una cosa nei rinnegati io lei non ce la vedo più a questo punto ha avuto veramente molto poco a che fare con loro eh, però Secondo me ormai si trova eh, in un punto a un punto della sua vita in cui non, ehm, non gliene può fregare più di tanto. Quindi direi di eliminarla. Se possibile, ecco qua, si tira fuori perché sì, adesso comunque lei è un'immagine da difendere, non può più far parte di questo club. Quindi abbiamo detto: no, famiglia, no, uh, Fermi tutti, sto facendo un casotto tanto per cambiare. Sì, mamma mia, perché siete conciate in maniera obbrobriosa? Ragazzi, inizia il raduno. Allora, vi confesso che con loro non ho per niente giocato. Ve lo dico per onestà, quindi, nella nostra fantasia, ovviamente anche loro sono andate avanti, ovviamente anche loro hanno delle novità poi da raccontare. Eh, lo so. L'aria è veramente respirabile qui tesoro, però ehm, non mi sono voluta concentrare più che altro sui Valentini, perché poi comunque loro, mh, non me ne vogliate, ma sono personaggi secondari, di conseguenza non... Ehm, ehm, cioè se, se mi fossi concentrata tanto anche su di loro avrei ricominciato a registrare ragazzi fra vent'anni, quindi ho dovuto poi obiettivamente fare delle scelte. E ho preferito concentrarmi sui Valentini, come è giusto che sia, visto che sono tra l'altro i protagonisti della, eh, della serie. Tra l'altro, ho notato che la nostra Sofia si è un po'. Oh, abbracciala. Ha messo su qualche chilo, diciamo. Non so come. Sinceramente, vi dico la verità perché non ho giocato con lei. Forse porta, si porta ancora dietro gli strascichi del dell'alimentazione universitaria, eccola qua. Ma io mi ricordo che quando si è laureata, insomma, era più in forma di così. Non che sia un problema, ragazzi, sapete come la penso, però mi ha fatto strano comunque vedere questo cambiamento fisico pur non avendo giocato più con, eh, con, con lei. Tesoro! Oh, mamma mia, ma vivi in una reggia? E dire che io vivo ancora con mia madre mi faccio ancora aiutare da lei oh dai non dire così ma tanto durerà ancora per poco devo dire che ne hai fatti di passi avanti ti abbiamo visto eh ragazzi abbiate pietà ma devo imparare ora a gestire la visuale di questo posto quindi se vedete più o meno sempre le stesse inquadrature abbiate pietà di me e... Elsa dov'è? ma um, doveva essere arrivata si è persa forse? Eh, forse sì perché non la vedo cioè si, si è messa a chiacchierare perché lei col popolo ci parla ragazzi lei col popolo ci parla salve Elsa come va? tutto bene? e secondo me adesso Sofia Elsa! tipo è uscita per chiamarla una cosa del genere ok va bene signore manteniamo un po' di contegno eh, perché questa qui ci vive allora, dove hai trovato. Um, in quale sito di agenzia immobiliare hai trovato questo splendore? Rai racconterà una storia incredibile. Cioè, racconterà effettivamente come. Sì, però l'abbiamo fatto il raduno. Come ha effettivamente fatto a. Vi state domandando come ho trovato questa villa da sogno che sembra quasi una casa delle bambole? Ebbene ragazze, ho conosciuto, e lei si metterà a spiegare che ha conosciuto Justin, che ha conosciuto Octavia, che grazie a loro, quindi, ah, vabbè, insomma, sapete, no? Oggettivamente, um, se ne vanta, se sì, l'arnia, come no, certo, perché a te frega dell'arnia, tesoro mio. O della lotta con i gavettoni in questo momento, prepara un pasto, sì come no. Sì, va bene. Già tanto che ne hai preparato uno. Firma un autografo, questo fa per te. Ma davvero? Octavia Spencer? Sai che la adoro, eh? Lo so, guarda. Non ti dico, palle la verità, eh? E lei ovviamente se ne vanta, no? Quindi loro si sentono a disagio, perché secondo me ehm, si sono sentite comunque, no? Tramite chat, tramite comunque le telefonate, però è un bel po' che non si vedono, quindi ai loro occhi lei è totalmente cambiata e di conseguenza in questo momento si sentono un po' a disagio, perché eh, l'ultima volta che comunque si sono frequentate tutte di persona, ecco, discuti dell'umore di disagio, ma fai la stessa cosa anche con lei, ehm, insomma era, era diversa, no? Era una ragazza comunque... Sempre stata un po' altezzosetta e un po' snobetta, perché eh, quella è la sua personalità, ragazzi, c'è poco da fare. Però era più con i piedi per terra, che poi ripeto, lei in realtà con la sua famiglia è tranquillissima. Non è che si atteggia okay, o che fa pesare la sua celebrità. però con le amiche, sapete, no, com'è a volte con le amiche uno con gli amici, uno tende un po' a strafare. Insomma, ragazzi, oh, yeah. i giorni di pioggia per me sono finiti. Beh, che dire, siamo proprio felici per te, tesoro. Ma voi tutto bene? Mi sembra